Ciao a tutti da Andy di Rec & Mix e benvenuti in questa nuova puntata di Plugin Tutorial. Oggi abbiamo in prova un plugin molto particolare, Suit di OIK Sound, definito dalla stessa casa produttrice un Dynamic Resonance Suppressor for Mid and High Frequencies, cioè un processore di dinamica che elimina le risonanze nelle frequenze medie e alte. Andiamo subito a vedere tutti i suoi controlli. Il primo controllo più importante è il depth, cioè la quantità di intervento. Con questo possiamo decidere quanto il suit deve intervenire sul segnale. Sharpness imposta la larghezza di banda dei filtri che intervengono e selectivity imposta la precisione di intervento rispetto alle frequenze. Abbiamo poi un parametro di stereo link per linkare il canale destro con il sinistro, la possibilità di utilizzare l'oversample e aumentare la risoluzione. Nella parte destra del plugin invece abbiamo i controlli di sensibilità alle frequenze e il grafico della gain reduction. Questo può sembrare un equalizzatore, ma non lo è. Abbiamo 5 bande, un high pass filter, un low pass filter e 3 bande parametriche che impostano la sensibilità di Suit alle varie frequenze. Per esempio, con un'impostazione del genere, Suit interverrà di più intorno ai 10 kHz e ai 2 kHz 7, mentre lascerà quasi invariati i 5 kHz. Per ognuna delle bande abbiamo i parametri di frequenza, bandwidth, quindi larghezza della campana, e sensibilità, che può essere, come abbiamo appena visto, maggiore o minore, eccetto le due bande estreme dove abbiamo solo il controllo di frequenza e Q. Abbiamo poi il parametro wet per impostare il mix di Suit con il segnale originale, un trim di uscita e questo tasto delta che ci fa sentire solo la parte attenuata da Suit. Andiamo a provarlo. Su questa traccia stereo di overhead abbiamo per esempio il Charleston un po' fastidioso, per cui abbiamo selezionato un preset dedicato dove potete vedere l'enfatizzazione sulle alte frequenze, abbiamo disattivato lo stereo link per lasciare l'intervento di Suit indipendente sul canale destro e il canale sinistro e man mano vado a aumentare la profondità di intervento per vedere cosa può fare questo plugin. Vedete come Suit in automatico riesce a eliminare le frequenze fastidiose. Su questa traccia vocale che contiene molte S sono andato a selezionare le frequenze più fastidiose e ho disattivato il low pass filter con un doppio clic per far intervenire Suit anche sulle frequenze più alte. Sentiamo come si comporta anche come de-esser. Yes, you wanna party, a party, what can I see? Yes, you wanna party, you're starting to tire me, this is how you party, a party. Vedete che molto velocemente riusciamo a eliminare le frequenze fastidiose. Suit è dedicato non solo alle singole tracce, ma anche al mix bass, e ci sono anche dei preset dedicati proprio a questo. Può essere molto utile in fase di mastering. È un ottimo plugin, innovativo e molto semplice da utilizzare, ed è uno di quei processori che possono velocizzare il vostro lavoro e renderlo molto più semplice. Quindi un plugin consigliatissimo. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Se volete raccontarci la vostra esperienza con Suit di OIK Sound, scriveteci qua sotto nei commenti. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.